rilassamento. Ed ora spazio alle rubriche di benessere. Non potevamo non dedicare una pagina al tuo centro sportivo in un programma dedicato al benessere, un centro che offre tantissimi servizi, ne ricordiamo qualcuno pensando all'estate. Abbiamo una piscina scoperta con 130 sdrai, su un idromassaggio all'aperto, io parlo di servizi acqua gym all'aperto, siamo un centro indoor che ha però una terrazza enorme. In Italia dicono che è una delle più grandi, perché appunto ha la possibilità di avere 140 sdrai, una vasca da 17 metri e una palestra all'aperto piccola, però comunque molto completa, nella quale si fa Quinax, TRX, yoga, gag, diversi corsi li facciamo anche all'aperto. E a più abbiamo il bar e piccola cucina sempre all'aperto, nel ristorante di sopra. Dunque la possibilità di usufruire a 360 gradi di un centro sportivo che è fino a maggio è completamente indoor perché ha le stesse cose, ce l'ha al coperto, e invece da giugno in poi diventa estivo e diventa un centro anche all'aperto, polivalente. Un centro polivalente che si rivolge un po' a tutti, diciamo, no? Dal punto di vista anagrafico e delle possibilità. Beh sì, quando parliamo di benessere a 360 gradi. Noi partiamo dai bambini che hanno 3-4 anni con il nuoto, la ginnastica artistica, la danza, la difesa personale e altre discipline di questo tipo, solo dedicate ai bambini, che vanno dai 3 ai 12, 13 anni, 14 anni, al boogie, abbiamo boogie a livello agonistico, sempre per bambini, danza sportiva, e abbiamo un settore che è quello della ginnastica artistica a livello nazionale, sia maschile che femminile. Essendo un centro sportivo è anche un punto di ritrovo, il benessere non è passa solo attraverso il fatto di fare attività, ma anche di socializzare, e socializzare qua vuol dire trovarsi di sopra persone di qualsiasi età, si trovano anche magari a giocare a carte all'estate, all'aperto o a bere qualcosa, e questo fa parte secondo me della sfera del benessere. Poi in ogni settore abbiamo i corsi, gli esercizi, tutto quello che c'è, però l'importante è che è un centro dove si socializza anche a livello umano molto, questo è molto importante. Acrobatica è presente a Piacenza dagli anni 80, dunque da oltre 30 anni. Com'è cambiata l'offerta? E magari diamo un'occhiata anche alle novità, proprio le ultime novità di questi giorni. L'offerta è cambiata perché 30 anni fa si parlava di entrare in palestra o di fare sport solamente in posti particolarmente con attrezzature, con pesi, ma con poche alternative su quello che erano i corsi, o poche alternative su quello che era il discorso sauna, bagno turco. Invece oggi i centri sportivi anche come il nostro, che fanno anche attività agonistica ad alto livello, però hanno strizzato l'occhio molto anche al fatto del benessere, cioè piscine saune, bagni turchi, idromassaggio, e sono cose comunque che vanno molto bene per chi fa sport, sono diciamo parallele a chi fa sport, perché hanno la possibilità di fare sport e di usare anche questi centri benessere, che comunque favoriscono anche il recupero muscolare, favoriscono tante cose. Una novità assoluta che abbiamo noi, che a Piacenza abbiamo solo noi, è come tipo di corso, è la Quinax, che è praticamente un'attrezzatura in una gabbia particolare, dove permette di andare col corpo in sospensione. Cosa vuol dire? Vuol dire che parte un po' dal principio dei trapezisti del circo, dove si parte con delle cose di base molto semplici che qualsiasi donna può fare, qualsiasi ragazza, fino al punto di stare col corpo sospeso da terra per alcuni secondi. Questo permette in vari modi di far lavorare una catena cinetica muscolare molto particolare, che in 30 minuti al massimo di lavoro ti dà un'ottima tonificazione e un'ottima forza, che se fai un paio di volte alla settimana diciamo che hai ottimi risultati.
da un esperto di sport e benessere, un consiglio a chi volesse avvicinarsi alla palestra. Parliamo di salute, parliamo di benessere, parliamo di star bene, parliamo di servizi. Analizzate molto bene quello che avete in cambio, perché se uno vi promette che vi fa fare allenamento a 10 euro al mese è impossibile. Cioè, con delle strutture così impossibili vuol dire che i servizi non possono essere, non possono esistere. Cioè, quando parliamo di benessere, di sport, di salute, il rapporto qualità-prezzo è importantissimo, ma anche la qualità però. Cioè, vuol dire, non deve essere né troppo caro né costare troppo poco, deve essere una cosa equa e normale, rapportato alla città, al posto dove sei, se no ti mancano i servizi. E nello sport e in questo tipo di lavoro l'igiene, la qualità dei corsi, l'attrezzatura sono fondamentali. Perché da voi ci sono delle offerte comunque, no? E beh, per l'estate, però noi siamo un club, un'associazione sportiva, facciamo gare da sempre, a 30 anni, e qui sono tutti soci, di conseguenza i pacchetti sono riferiti sempre ai soci, hanno il diritto di avere per l'estate, non so, di poter portare la moglie o il figlio, ai bambini, è riferito al nostro socio interno che può usufruire di questi pacchetti che ci sono nel periodo estivo.